Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco di Clangel, aziende chimiche riunite Angelini Francesco Craff S.P.A., sede legale. Ultimo aggiornamento, 6 novembre 2021. Cos'ha di Clangel? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere di Clangel durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha di Clangel? Di Clangel ha un farmaco a base del principio attivo diclofenac sodico, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico antinfiammatori non steroidei per uso topico. È commercializzato in Italia dall'azienda Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco Craff S.P.A., sede legale. Di Clangel può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Confezioni. Di Clangel 1% gel 50 g. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Aristo Pharma GmbH. Concessionario: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco Craff S.P.A. Sede legale. Ricetta: SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Classe: C. Principio attivo: diclofenac sodico. Gruppo terapeutico: analgesici FANS. Forma farmaceutica: gel. Indicazioni: per trattamenti a breve termine, sollievo sintomatico locale del dolore acuto da stiramenti, distorsioni o contusioni in seguito a traumi superficiali. Posologia: a seconda delle dimensioni della zona di cute da trattare, applicare 2-4 g di Clangel, quantitativo di dimensione variabile tra una ciliegia e una noce, 3-4 volte al giorno sulle parti interessate e far penetrare massaggiando leggermente. Al fine di facilitare l'assorbimento del principio attivo, di Clangel può essere applicato con la ionofuresi e deve essere associato al catodo, il polo carico negativamente. Adolescenti al di sopra dei 14 anni. Negli adolescenti dai 14 anni in poi, se questo prodotto ha necessario per più di 7 giorni per alleviare il dolore o se i sintomi peggiorano, il paziente / i genitori devono consultare il medico. Bambini e adolescenti al di sotto dei 14 anni. Ci sono dati insufficienti sulla sicurezza ed efficacia in bambini e adolescenti di età inferiore ai 14 anni, vedere anche paragrafo 4, 3 euros controindicazioni euros. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Di Clangel ha inoltre controindicato in pazienti nei quali si sono verificati attacchi d'asma, orticaria o rinite acuta a seguito dell'assunzione di acido acetilsalicilico ed altri antinfiammatori non steroidei, FANS. Bambini e adolescenti. L'uso nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 14 anni è controindicato. Terzo trimestre di gravidanza. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Di Clangel non deve essere applicato su piaghe o ferite aperte, ma solo sulla pelle intatta. Evitare il contatto con gli occhi o con le mucose. Non ingerire. La possibilità di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Poiché ha copyright l'assorbimento sistemico di diclofenac a seguito di un'applicazione topica a molto basso, tali interazioni sono molto improbabili. Teoricamente è possibile una competizione tra il diclofenac assorbito ed altri farmaci, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere di Clangel durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere di Clangel durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. La concentrazione sistemica di diclofenac confrontata con formulazioni orali, a più bassa dopo somministrazione topica. Facendo riferimento all'esperienza con trattamento con FANS per somministrazione sistemica, si raccomanda quanto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il prodotto non interferisce sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse, tabella 1, sono elencate per frequenza, per prima la più frequente, utilizzando la seguente convenzione. Comune, a 0 yen 1/100, 1/10. Non comune, a 0 yen 1, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il basso assorbimento sistemico del diclofenac topico fa sì che un sovradosaggio sia molto improbabile, tuttavia in tale eventualità si raccomanda di lavare con acqua la zona di cute interessata. Effetti indesiderati simili a quelli osservati dopo un sovradosaggio di diclofenac compresse possono essere attesi nel caso in cui il diclofenac topico fosse inavvertitamente ingerito. Uno tubo da 60 g contiene l'equivalente di 600 mg di diclofenac sodico. In caso di sovradosaggio da ingestione accidentale, possono comparire disordini del tratto gastrointestinale, nausea, vomito, sanguinamento gastrointestinale e del sistema nervoso centrale, mal di testa, irritabilità e, nei bambini, convulsioni. In caso di ingestione accidentale, che dia luogo a significativi effetti indesiderati sistemici, devono essere intraprese le misure terapeutiche generali normalmente adottate per trattare l'avvelenamento con farmaci antinfiammatori non steroidei. Devono essere prese in considerazione, in special modo entro breve tempo dall'ingestione, decontaminazione gastrica e l'uso di carbone attivo. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci per uso topico per dolori articolari e muscolari euro antinfiammatori non steroidei per uso topico. Codice ATCM02A15. Il diclofenac appartiene al gruppo terapeutico dei farmaci antinfiammatori, proprietà farmacocinetiche. Nella cavia l'assorbimento percutaneo di una singola dose ha risultato di proporzione costante, pari all'8%. Anche l'assorbimento sistemico ha risultato proporzionale alla dose, in un intervallo di dosaggio pari a dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici derivanti dagli studi di tossicità acuta e a dose ripetuta, come pure quelli di genotossicità, mutagenicità e carcinogenesi con il diclofenac, non hanno evidenziato alcun rischio specifico. Elenco degli eccipienti: alfa-tocoferolo, carbomeri, decinoleato, ottildodecanolo, lecitina barra alcol isopropilico, ammoniaca soluzione 10%, edetato sodico, profumo aerosol il verde creme Euro S, alcol isopropilico, acqua depurata. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Diclange la base di diclofenac sodico sono diclofenac sandoz, diclofenac zentiva, dicloreum actigel, fastum antidolorifico, flecturartro, leviogel, voltarenemol gel, gel. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.